Quest'acquedotto ha una storia lunghissima, è l'acquedotto Traiano, inaugurato dall'imperatore nel 109 d.C., come sappiamo da alcune iscrizioni fortunatamente conservateci, che ha vissuto per tutta l'antichità, ha avuto dei momenti di crisi nel Medioevo e dopo tutta una serie di restauri dovuti a vari papi, venne restaurato in maniera definitiva da Papa Paolo V nel 1612 e riattivato nella funzione che tutt'oggi svolge. La grande novità che sta emergendo dai lavori che la sovrintendenza capitolina sta conducendo attorno al monumento, coordinando fra loro anche alcuni gruppi di ricerca che si stanno attivamente impegnando su questo territorio, è che le strutture della fase traianea sono molto più conservate di quanto si credesse, anzi sono conservate in una maniera assolutamente spettacolare. Siamo all'interno di uno dei rami di adduzione, quello delle sette botti, dove praticamente l'intero complesso di captazione dell'acqua e di scarico dentro il condotto principale è quasi totalmente quello della fase traianea. Così come ci stiamo accorgendo dalle ricognizioni che quasi completamente dovuto alla fase traianea è il condotto principale che da Lago di Bracciano con un percorso di 57 km arriva a tutt'oggi a Roma a rifornire da un lato la città del Vaticano, e dall'altro nella zona del Gianicolo, ma fin anche il Trastevere e fin anche oltre il Tevere, la zona di Piazza Navona. La sovrintendenza capitolina sta coordinando delle ricerche all'interno di questo acquedotto e sta cercando di mettere su con Acea un progetto complessivo che consenta di documentare tutti e 57 i chilometri del percorso dell'acquedotto, con particolare riguardo ovviamente alle fasi romane. Esistono dei problemi topografici, architettonici, tonici, di tecniche costruttive estremamente complessi, solo al termine dello studio dei quali potremmo dire veramente cosa appartiene alle fasi traianee e cosa invece al restauro di Papa Paolo V. Le sette botti forse è al momento il più completo esempio di tutta una serie di soluzioni costruttive e architettoniche legate allo scopo principale, ovvero quello di captare acqua e convogliarla in un condotto principale e portarla a Roma. Alle mie spalle la zona vera e propria di captazione direttamente scavata nel banco roccioso dal cui fondo l'acqua comincia a percolare, poi le grandi pareti in laterizio della prima parte con dei blocchi di tufo sul fondo che continuano a favorire il percolamento, questa bellissima scala che probabilmente è una scala di cantiere, è servita per scendere, costruire il condotto e una volta il condotto finito è stata chiusa da una volta e resa obsoleta, inutilizzabile. Poi via via il condotto che mostra un po' tutte le tecniche costruttive a disposizione, l'opera laterizia, l'opera reticolata, ma anche una curiosa opera a scheggioni in forma di leucitite che certamente è in fase con la struttura. Vi sono bocchette di adduzione, camere di decantazione e condotti fino al congiungimento di questo punto insieme ad altri 6-7 rami qua attorno, da questo il nome delle sette botti, nel condotto principale che corre più a valle. Notevole per alcuni tratti, una bellissima pavimentazione in grandi mattoni bipedali, cosiddetti cioè della dimensione di due piedi, che foderano perfettamente il pavimento e consentono all'acqua di scorrere senza alcun ostacolo su di essa, dando fra l'altro un bellissimo effetto scenografico a chi ha la fortuna di camminarci sopra. Molto interessante è stato scendere dentro al ponte di Papa Paolo V sotto il Casino Valadier a Vicarello. La condotta del Papa, ove fuori terra, ovviamente quella seicentesca, incrocia appena il dislivello fa sì che il condotto diventi sotterraneo la struttura traianea, c'è cioè un bellissimo punto di giunzione fra le due volte e poi il condotto continua in una bellissima opera reticolata, in quel punto eravamo nel condotto principale. Durante il percorso abbiamo visto dei bellissimi pozzi di ispezione, sono tutti uguali, tutti della stessa fattura, quadrati con pedarole ai lati, costruiti in opera reticolata e appoggiati sul condotto con delle belle volte con ghiere in laterizio.
Un'importante esplorazione è stata fatta nella camera del Micciaro, una di quelle segnalate nel primo ramo dell'acquedotto Traiano, quello che si trova più a nord-ovest del lago di Bracciano, e un'esplorazione importante perché ha fatto vedere come sia molto difficile in alcune situazioni capire cosa appartenga alla struttura traianea e cosa appartenga alla struttura seicentesca. La mappatura dell'acquedotto si avvale di un sistema GIS, un sistema informativo territoriale su base geografica vettoriale che consente di avere per ogni tratto dell'acquedotto una mappatura precisa con le coordinate geografiche assolute. In questo modo noi potremo disporre di una serie di informazioni che ci consentono di realizzare delle mappe tematiche. Tra l'altro è un acquedotto la cui funzionalità è stata mantenuta sempre attiva nei secoli fino alla fine dell'impero per il suo enorme valore economico. Infatti la funzione dell'acquedotto, oltre a quella di rifornire le zone basse di Trastevere di acqua, era quella di alimentare i mulini che già in età romana sorgevano sul Gianicolo e successivamente, a partire dal 1600, le numerose industrie, mole, cartiere, filiere che sorgevano a valle del fontanone del Gianicolo.